vuoi, per favore. Niente, volevo dire che inizio una cosa. Cesare si scusa del fatto di non essere venuto qua, però di solito l'allenatore di, diciamo, che è in trasferta fa la conferenza tanto per primo, aveva un impegno, quindi si scusa con tutti voi, solo con voi. Questo è quello che volevo dire. Per quello che riguarda la partita, credo che la partita sia stata... Siamo partiti un po' molli in difesa, non siamo riusciti ad entrare subito nel ritmo della partita. Abbiamo subito, lo sapevamo, ci aspettavamo una partita molto aggressiva da parte loro, ci aspettavamo la loro fisicità, quindi abbiamo lavorato in settimana proprio per cercare di andare oltre questa loro aggressività. Purtroppo ci siamo riusciti solo a sprazzi, perché la verità è che non... Anche le volte che ci siamo avvicinati non siamo mai riusciti a avere quel possesso che ci potesse permettere poi di raggiungerli e quindi di riprenderli definitivamente. Quindi sostanzialmente l'inerzia è sempre rimasta nelle loro mani. Abbiamo commesso più errori del solito, soprattutto come dicevo prima, in momenti importanti dove serviva prendere un fallo, dove serviva fare magari una giocata. Purtroppo ad una buona giocata difensiva non è mai seguita una giocata offensiva adeguata, e quindi questo credo che sia l'analisi di questa partita. L'analisi di una partita magari giocata male, però comunque la ritmica, certezza dei playoff, comunque la soddisfazione. Sì, beh, credo che sia una grandissima soddisfazione per quello che stiamo facendo, per quello che abbiamo fatto, credo anche per quello che abbiamo fatto stasera, perché comunque nonostante le difficoltà, nonostante qualche errore, credo che la squadra ancora una volta ha dimostrato di lottare, ha dimostrato di provarci su ogni possesso. Come dicevo prima, è mancata un po' la precisione, però appunto credo che stasera ci sia, con la matematica qualificazione ai playoff, credo che sia veramente una grossa soddisfazione per noi e per tutta la nostra società e per tutti i sacrifici fatti in questi anni. Ecco, ti chiedo una cosa che probabilmente è venuta fuori più o meno in ogni angolo, senza vitale la squadra, senza un vero play, fatica, parete, insomma, Stars non è ancora un giocatore che può fare la differenza, calcolato, non è un giocatore che può giocare Serie A, insomma, grazie. Ma io credo che e noi ce lo aspettavamo, anche come dicevi giustamente tu, l'arrivo di Markel, soprattutto in questa fase della stagione dove ogni squadra lotta per un obiettivo, quindi lui è arrivato e quindi in pochissimo tempo ha dovuto prendere in mano le redini di questa squadra, anche perché lui era stato pensato con Luca e non senza Luca, quindi è chiaro che anche dal nostro punto di vista abbiamo dovuto accelerare i tempi del suo inserimento, quindi credo che ci aspettavamo, soprattutto nella partita di stasera, sapevamo che sarebbe stata una partita molto fisica e molto aggressiva. Bisogna considerare che sicuramente non ha ancora l'abitudine per poter giocare questo tipo di partite, e quindi di conseguenza credo che le difficoltà derivino da questo, però assolutamente continueremo a lavorare come stiamo facendo, cercando di inserirlo il prima possibile e ovviamente cercando di limitare un attimino quelli che sono stati gli errori commessi stasera, soprattutto le palle perse. No, da questo punto di vista di novità significative non ce ne sono, poi credo che in settimana la società sarà più chiara su questo argomento. Grazie. Scusami, una cosa, abbiamo visto forse una partita come questa dove serviva forse avere un po' di aggressività in più, passaggio dietro la schiena, palle spiazzate, terra, cioè un po' così di superficialità che non siamo visti. Ma guarda, io credo che invece quando succede questo è proprio perché sei in difficoltà, cioè non lo vedo come un errore di superficialità, lo vedo proprio come un errore dovuto al fatto che in alcuni frangenti effettivamente loro ci anticipavano molto, ci spingevano molto lontani dalla metà campo, quindi alla difficoltà si cercava magari un passaggio che usualmente non provavi. Ricordo quello di Deron, per esempio, in mezzo al traffico, ma dovuto al fatto che proprio, secondo me, non sapeva più cosa doveva fare. Quindi, di conseguenza, ho detto, la provo a mettere lì per vedere se riesco, ma non credo che sia assolutamente un discorso di superficialità, ma proprio una difficoltà che ci ha creato la difesa di stasera, molto fisica e molto aggressiva.
Grazie.